ringrazio in particolare l'assessore regionale alla famiglia e alla solidarietà sociale, che ha anche in capo l'applicazione di della legge 23 con la quale noi abbiamo potuto dare origine a questo progetto, che è l'assessore Boscagli, a cui chiedo di rivolgerci un saluto. Buongiorno a tutti. La Regione Lombardia ha una legge unica in Italia, una legge sulla famiglia, che porta il numero 23 e che ha avuto un grande merito. Questa legge del 99, quindi ha da poco fatto i 10 anni di attività, ma ha avuto un grande merito, cioè quello di stimolare la formazione, perché la legge stessa, fin dalla sua origine, ha voluto essere uno strumento per una politica per le famiglie, ma come diciamo spesso, per fare una politica con le famiglie. E quindi per questo con si sviluppa sostenendo, finanziando, contribuendo al lavoro dell'associazionismo familiare. Questi 10 anni abbiamo finanziato più di 6.000 progetti, questo della Fondazione Valdolese è uno dell'ultimo giro per il quale sono stati stanziati 25.000 euro da parte di Regione Lombardia, e rientrano proprio in questa logica di mettere al centro la persona, la famiglia con i suoi bisogni, e in questo caso in particolare quindi è stato riconosciuto la positività e il valore di questa iniziativa. Quindi mi fa piacere di essere qui proprio per testimoniarvi l'accompagnamento che Regione Lombardia sta facendo di questo come di altri progetti, proprio con la riaffermazione di questa centralità che credo valga la pena di sottolineare proprio in un momento di particolare crisi come quella che stiamo attraversando. La cura della legge famiglia copre una vasta gamma di interventi e iniziative, ma quelle che si concentrano sull'infanzia o sui giovani, sui ragazzi, è sicuramente la parte più delicata, e quindi è benvenuta e benedetta l'iniziativa che avete messo in campo.